Ciao, benvenuti, bentornati qui su Black & Wire. Oggi andremo a realizzare insieme questa collana in ottone. Il lavoro di oggi mi è venuto in mente andando, come sempre, a scorrere la bacheca di Pinterest. Avevo trovato degli orecchini con questi elementi AU che si ripetevano, si incastravano, mi piacevano molto, volevo fare una cosa molto simile, però poi sapete come Pinterest vi propone altre mille idee sotto molto simili e c'erano anche diversi girocolli con altre forme, ma comunque di base la tecnica, diciamo, era quella. E quindi ho detto ok, facciamo una cosa di questo genere. Perché? Anzitutto perché, mi piace fare questi elementi tutti uguali, così dalle linee semplici, che non significa che allora il lavoro è facile. Infatti questo tutorial è perfetto per te se desideri migliorare la tua tecnica, la tua precisione, perché andando a realizzare degli elementi simili bisogna fare molta attenzione ai dettagli e a farli effettivamente uguali questi elementi. Quindi allenerai sia la tua manualità ma anche l'occhio a creare delle cose esteticamente uguali, che non è così scontato come potrebbe sembrare. Quindi è un ottimo allenamento se stai cercando questo, ma è un ottimo allenamento in generale per tutti, lo è stato anche per me nel momento in cui ho realizzato questo tutorial. L'idea iniziale in realtà era quella di andare a inserire questi elementi all'interno degli elementi dei fili di metallo da poi congiungere insieme per fare una cosa molto più corta, proprio un girocollo classico. Però l'idea del cordoncino mi piaceva anzitutto perché potevo appunto fare una cosa un pochino più lunga e anche perché è molto più semplice in questo modo. Inoltre gli elementi pensavo potessero dar fastidio o comunque che si spostassero continuamente, invece indossandola, anche se magari si rischia di avere un elemento così, basta smuoverla un attimo e torna al suo posto, perché sono elementi che comunque hanno una pendenza, quindi diciamo che tendono a rimanere lì fermi. Io l'ho fatta in questo modo, ma se vuoi ottenere un risultato più corto, che adesso con il maglione, il microfono e quant'altro non riesco a mostrarti, puoi farlo tranquillamente andando a inserire un moschettone, una chiusura, anziché fare i nodi scorrevoli come ti mostro alla fine del tutorial. Questo ovviamente sta a te. Ti parlo subito di ciò che occorre per realizzare questa collana. Ho usato il filo di ottone da 1,5 mm che, se non vado errando, ho preso su Amazon, quindi se lo ritrovo proprio lo stesso te lo lascio qua sotto in descrizione insieme a tutti gli altri link. I link Amazon generalmente sono link affiliati e ti lascio sempre qua sotto in descrizione anche i vari link per le attrezzature. Oltre a questo ho utilizzato un cordoncino da 1 mm nero, pinze tonde tronchesi, ma anche pinze piane per sistemare magari le asole, e incudine e martello. Se vuoi fare la stessa lavorazione con altri metalli, ovviamente devi conoscere le loro caratteristiche rispetto all'ottone, che comunque è un metallo abbastanza rigido. Quindi ad esempio se vuoi fare la stessa cosa in rame, magari essendo più morbido dell'ottone, valuta di aumentare il diametro del filo utilizzato. Tra l'altro, se vuoi approfondire e allenarti con la tecnica wire evitando gli errori più comuni, ti lascio qua sotto in descrizione i vari percorsi gratuiti a cui puoi accedere. Stessa cosa vale anche per la tecnica orafa, quindi se ti interessa la saldatura puoi andare a vedere la guida che ho preparato per te. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi tutorial sempre a tema tecnica wire o saldatura, e iniziamo subito con il lavoro. Per cominciare il progetto abbiamo bisogno anzitutto di creare appunto gli elementi, e nel mio caso, visto che la collana sarà di questo tipo, anche se tu l'avrai già vista dall'anteprima, spero. Allora, qua ci sarà un cordoncino e poi ci saranno gli elementi, che saranno quello centrale composto da tre U, diciamo, da questi tre semicerchi che poi non sono semicerchi. Quelli due accanto avranno una cosa simile, ma soltanto ripetuta per due volte, poi non so se tre o quattro per lato. Ora dal disegno non si capisce, ma questi di base sono tutti uguali, questi tre
pure, quindi andremo a realizzare prima tutti questi della prima linea, poi gli altri che fanno parte del secondo livello e poi questo ultimo perché sarà da solo. È importante capire sempre all'inizio che cosa andiamo a fare perché così il progetto verrà in maniera molto più fluida, ma soprattutto nel caso come questo dove ci sono degli elementi uguali è sempre bene farli tutti insieme. Quindi io inizierei proprio dagli elementi di base, questi qua. Per iniziare prendo il filo di ottone e un supporto, in questo caso da 15 mm di diametro, e vado a creare il mio disegno, che in questo caso sarà molto simile a una U. Eccola. E adesso sono rimasta un po' troppo larga, perché la lunghezza che voglio mantenere è di circa 2 centimetri dall'inizio della curva, quindi sarà più o meno questa. Ora raccomando, fai attenzione ad avere le due estremità allo stesso livello. Ok, così. E questo è il nostro primo elemento. Ora ce ne servono altri 8 identici, quindi mantengo questo qui e proseguo a fare gli altri in questo modo, prendendo sempre come modello il primo, in modo tale da farli tutti identici. Questa parte è importante perché altrimenti vengono leggermente diversi e poi nell'insieme si nota che c'è dell'imprecisione. Okay, quindi mi raccomando anche molta attenzione all'ampiezza dei fili, perché già così mi risulta molto diverso, più stretto lo stesso, quindi mi raccomando farli proprio tutti identici. Oltre a questo ci servono altri 3 elementi leggermente più grandi che andrò a fare con un supporto da 18 mm. L'ideale è andare a prendere un supporto che abbia almeno 2 mm di differenza, più grande in questo caso, rispetto al precedente. 2-3 mm sono perfetti. Vado a piegare il filo. In questo caso la parte che rimarrà libera sarà un po' più lunga perché il primo elemento sarà al suo interno e nel momento in cui allineo le estremità, ecco che vado a definire la distanza tra la prima e la seconda curva. Quindi, se mi va bene che questa sia la distanza, ecco, vado a tagliare qui. Ok? Di questi elementi ne faccio due. E poi, come ultimo, stessa cosa, ma con un supporto ancora più grande, quindi questo è di 20 mm e in questo caso ecco, l'estremità sarà ancora più lunga. Andrò a tagliare le estremità, ecco, quando sono le curve sono tutte equidistanti. E vado a lavorare un pochino sulla precisione, quindi magari aggiusto le curve, sistemo ancora le estremità. Richiede abbastanza tempo questa operazione e soprattutto farli tutti identici perché serve attenzione nei minimi dettagli. Però ti assicuro che questo renderà la tua creazione molto più elegante e precisa nel risultato finale. Altrimenti, se lo fai in maniera sbrigativa, viene tutta un po' diversa e a quel punto, se ti piace quell'effetto, allora magari puoi provare a farlo, però andando ad accentuare queste diversità, quindi fare le curve più lunghe, più corte, più grandi, più piccole, in modo tale che si capisca perfettamente che sia fatto apposta. A questo punto, adesso che abbiamo tutti questi elementi, c'è un fattore da considerare. Sono abbastanza stabili perché se la risposta è no, allora vanno leggermente fissati, quindi martellandoli andranno a stabilizzare la loro forma. In questo caso, essendo ottone da 1,5, facendo così non succede assolutamente niente, però già se spingo qua potrebbe deformarsi.
Non è indispensabile in questo caso con queste misure, soprattutto con un'altezza di questo tipo, però per essere maggiormente sicuri, un'opzione è quella di martellare la curva leggermente. Facendolo con un filo magari un po' più grande non avrai alcun problema. Io sono sicura che se facessi la collana così e la indossassi tutti i giorni comunque reggerebbe molto bene. Però voglio mostrarti anche questa fase perché abbiamo fatto tanta attenzione a farli tutti identici e andandoli a martellare si andranno per forza a deformare. Quindi dobbiamo diventare sicuri, bravi anche in questa fase, in modo tale da gestire appunto la deformazione del metallo una volta martellato. Quindi andiamo a dare dei colpi, ma non troppo forti, solo per andare appunto a fissare la forma. Quindi prendo un martello che non è troppo grande. Ecco, magari se avete un supporto che vi sta fermo. Anche meglio, adesso per la comodità del video non mi posso spostare. Comunque, come vedi, ho martellato leggermente, non si è deformata troppo, però adesso anche stringendo abbastanza forte, questa forma mi rimane fissa. Cioè, sto stringendo tantissimo, non so se si capisce. Ok, quanto si è deformato rispetto al filo non martellato? Pochissimo. Non si è allargato troppo, ottimo. Questo mi aiuta a non, vedi, invece qua se stringo, a parte con il medio, qui se stringo invece, ecco, un po' troppo, si deforma. Non si è assottigliato troppo, bene, però il giusto per fissarlo. Quindi ripeto questa operazione su tutti gli elementi. Mi raccomando una cosa importante, ecco, prendi questo come riferimento, il primo che hai fatto, ogni volta che finisci la martellatura di uno controlla che sia identico, se si allargano, quello che può succedere è questo, che si allargano le estremità, che si assottiglia troppo la parte martellata, in quel caso dovrai assottigliare tutte le altre che già hai fatto, oppure, non so, penso sì, queste sono le cose che possono succedere. Comunque l'importante è valutare alla fine cosa è successo e uniformare gli elementi, in modo tale da averli tutti identici. Ora che abbiamo tutti gli elementi li andiamo a inserire sulla collana. Io userò un cordoncino nero da 1 mm e non lo taglio adesso. Inserisco i primi tre elementi piccoli, quindi faccio semplicemente scorrere le asole nel cordoncino. Adesso il quarto elemento è composto da entrambi questi elementi, quindi vado prima a inserire la prima asola del semicerchio medio, non è un semicerchio, era per non chiamarlo sempre, per non ripetere sempre la parola elemento, poi prima e seconda asola di questo più piccolo e di nuovo l'asola del medio. Eccolo. Ed ecco che si crea questo effetto. Quello centrale è composto dalla parte più grande, quindi inizio con l'asola più grande, la prima asola dell'elemento più grande, la prima asola dell'elemento medio e entrambe le asole dell'elemento piccolo. E poi media e grande. Di nuovo medio e piccolo. Ecco, e poi gli ultimi tre piccoli. Alla fine abbiamo questa situazione. Quindi la collana è praticamente finita.
Qua ti basta tagliare il cordoncino e mettere una chiusura, oppure io farò con una soluzione alternativa, ovvero i nodi scorrevoli, quindi lascio abbastanza cordoncino in modo tale che la testa entri tranquillamente. Taglio il cordoncino, metto l'estremità in questo modo, prendo un'estremità, vado a fare il primo nodo, l'altra estremità e vado a fare il secondo nodo. E questi scorreranno, ok? Quindi si può allungare o accorciare questa collana. Oppure, come ti dicevo, puoi anche mettere una chiusura, una qualsiasi altra chiusura, puoi farla tu, oppure puoi mettere anche un moschettone. Ma si possono anche aggiungere degli elementi, anche delle barrette verticali tra un elemento e l'altro, oppure alternare forme o giocare ancora su questi livelli, insomma. Come sempre, sta a te e alla tua fantasia, poi realizzare quello che più senti adatto al tuo gusto. Io spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere lasciando un like e scrivi un commento se proverai a rifare questa creazione. Tra l'altro, se proverai a rifarla, sarò felice di vederla, quindi eventualmente mandami la foto o su Instagram taggandomi oppure tramite email. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!